Tornato in questa bellissima serie. Oggi sono qua su Guardiani della Galassia e si farà un bel po' di episodi, dovremmo riuscire a finirlo. E incominciamo allora, ragazzi. Faccio vedere che adesso lo giocherò. Che sta succedendo? Lo giocherò allora con il DLSS, con Ray Tracing, tutte queste cose, DLSS. Ok, perciò qua può arrivare fino a 8K, ma 8K almeno 4090 ci arrivo. Ragazzi, proprio 5 minuti l'ho fatto, non so com'era il gioco, tutte queste E siamo entrati! Incredibile! cose. Guarda se lagga un po', Non avrei mai magari perché con pensato che potesse OBS. rimanere tanta roba dopo la guerra. E che tanto? Beh, ormai dovrebbe essere in Nova. I Nova Corps hanno avuto 12 anni per eliminare gli esplosivi pesanti, no? Per questo mi piaci, sei così innocente. Oh, quante cose grandi e terribili potrei fare con quegli strumenti. Central Kiratto non è un'operazione di recupero. Perché no? Alla Milano farebbero comodo nuove armi, e poi si diventa Per la regina dei mostri di Sacnarth 9, la bestia che cerchiamo ha più valore di qualsiasi rottame sgraffignato. Quindi bisogna stare molto attenti. Non vedo nessun mostro, ma quel grosso cilindro sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica. Per una notte. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evocamostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, qui, pronti. Tocca alla squadra Rocket. No, ragazzi, si è bloccato OBS. No. Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo con l'assassina. Perché fai parte della squadra verde. Senti, se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati, due squadre. E tu hai clicca la destinazione. Il terreno è stabile, Cos'è conviene quella saltare. pistola? Ecco il segnale. Forza, Crew! Non preoccuparti! Dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro. Insieme. Molto bene. Martello 1 a posto. Tratta bene la mia bimba. È una nave, non una bambina. Ah! Oh! Immagini. Ragazzi, la melma rosa è una nanoresina speciale, progettata per impedire ai relitti di andarsene in giro. Quando vendiamo il mostro, propongo di andare su Nowhere a giocare d'azzardo. Io sono Groot. Ah, tu? Tu non sai bluffare neanche per salvarti da una potatura. Neanche Drax, d'altronde. Mi sa che quel grosso cilindro è il punto d'incontro. Sì, è la nave mineraria. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da Melma Rosa. Nanoresine a base di ebrio. Quello che è, dico solo che dura da digerire. Quante di queste navi hai distrutto personalmente, assassina? Oh, guardate! Gialla e blu! Come una vecchia fregata dei Nova Corps! Bello! E dai! Ci sarà morta della gente su quella nave! Qua sta feste! Perché ci hai portati qui se questo posto è così sacro? Io sono Groot. Posso nominarti almeno 10 pianeti pieni di mostri! Perché proprio qui? Dici che è per far colpo su Gamora? Non so se te ne sei accorto, Rocket, ma la gente non fa esattamente la fila per ingaggiarci. Oh, ti vale, sono d'accordo. Se finiamo il lavoro avremo i soldi, certo, ma anche una nuova cliente ricca. Dobbiamo far colpo su Lady Albender con un mostro che le interessa. Ok. Sto bene? Ah, a momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. Non scherzare. Come gli si è abbassato? Ma io non posso.
cazzo. Mi piace questa cosa. È divertente. Io sono Groot. Ma andare in giro solo noi tre. Come all'inizio di questa storia. Prima che arrivasse chi sai tu. Io sono Groot. Io non odio tutti. Quill lo tollero. Quill è un bravo ragazzo. Spero avrai la promozione, Rocket. Mi stai dando del lecchino, ma se ti ho vista fare gli occhi dolci a un secondino Cree. Occhio a dove vai, Quill. Riesci a vedere qualcosa per caso? È bizzarro, non ho ancora avvistato un cadavere tra queste rovine. Si saranno disintegrati quando le loro navi hanno fatto boom. O la nanoresina li ha assorbiti, spiegherebbe perché si è espansa così. O l'atmosfera chiusa accelera la decomposizione e sono tutti diventati polvere. Al termine della missione necessiterò di una vigorosa strofinata. Quello sembra proprio un punto morto. Sicuro? Ah, eccoci. Il passaggio è di qua. Forza! Come fai a dirlo? Tu fidati di me, ok? Ehi, Groot! Dici che ci sono anche pezzi della scheggia Tryon qui dentro? Io sono Groot. E tu come lo sapevi che portava un punto morto? Perché, a differenza tua, ho un ottimo senso dell'orientamento. E noi che abbiamo il viso pure altro che senso dell'orientamento. La faccia sua. Qui, in sua direzione dell'assassino. Oh! Oh! Blaster Leccati questo, roba facile. Ci vuole che ci ho messo tre ore. Li odio questi parassiti. Quanti schizzi. Ehi, bello. Scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te. Come no. Oh, ma che... Rocket, sei stato tu! Segnapunti? Ti piace? Ho hackerato il tuo visore l'ultima volta che ti sei appisolato. Hai hackerato la mia roba! Considerando tutte le volte che l'ho dovuta riparare, è un po' come se fosse mia. La posizione ottimale per piazzare il martello è poco più avanti. Direi sul muso, nel buco gigante che un tempo doveva essere la cabina di pilotaggio. Wow, macabro! Io sono Groot. Sì, cerca di non pensarci. Meglio non farsi domande su che fine ha fatto chi lavorava su questi rocchetti. Fantastico! Avrei dovuto registrarlo. Fammi un ponte, Groot, voglio vedere se è vivo. Io sono Groot. Non lo so, ma si contorce. Porco di un razzo, qui, tutto a posto? Sì! Sì, pensavo fosse una scorciatoia. Una scorciatoia. Andate pure avanti. Io vi raggiungo. D'accordo, c'è una Stimissili mezzo sfondata sull'altro lato. Vediamo lì, va bene? Stiva missili gialla e blu, ricevuto. Ok, tutto solo in una vecchia nave distrutta. È normale. Vai tranquillo, Quill, sono sicuro che non ti salterà addosso niente. Forse è giusto io e Groot. Bene. Benissimo. Questo sì che scatena la nostalgia. In guardia, strane creature mi hanno attaccato mentre installavo un martello. Sei caduto in un altro buco, Quill? No, sto valutando cose. Se non sai che fare, spara qualcosa. È bello ficcarsi di nuovo a loro. Sei stato tu, Quill? Ho sparato a qualcosa, come dicevi tu. Ora posso proseguire. Visto? Funziona sempre. Oh, non morire, non morire! Ciao, piccolino. Anzi, è veramente... Oh, ma che razzo! Sei morto, Quill? Mettiamo i due squinti da sfigato, anche senza radio. Ho da fare! Scusa se ho scoppiato i tuoi sogni! Merda, non barare! Ragazzi, dovevate vederlo! Era una specie di budino gigante!
Non ci casco di nuovo. Fuori, razza di Blob! Credo di sapere di che cosa parla! Ehi! Non fanno niente di male. Tutti noi paghiamo più soldi? Che l'hai visto? Ho sentito! Scherzare! Mamma mia. Dove devo andare? Io sono Groot? È precisamente il tipo di rottame che cerchiamo. Grande, Ciccio! Io sono Groot. Non farei modesto. È un'ottima scoperta. Ci stiamo giocando tutto sulla soffiata della tua amichetta. Spero sia una seria. Io sono Groot. Come se tu sapessi riconoscere una faccia onesta. Io sono Groot. Certamente profumava di fiori. Confidate nel piano, ragazzi. Finora regge tutto, compresa la nave mineraria. Piazziamo in arte. Porco cacchio! Via! Oh, ma veramente? Stiamo bene, ma non possiamo saltare! Non serve saltare! Su questo lato c'è una trave di supporto bella solida! Di a Groot di farti un ponte! Basta chiederglielo gentilmente, per me lo fai in continuazione! Che vuol dire? Che mi prendo? Ok, Groot, vediamo che sai fare con Pira! Io sono grande trucchetto, bello mio! Qua, altri mangianavi! Ehi! Oh, me l'ho fatta sotto il naso, qui! Certo che questo posto ti fa pensare! A cosa? A cosa speravano di ottenere i Nova Corps mollando qui tutta questa roba? Forse volevano solo voltare pagina. Dobbiamo andare là, oltre quel buco. Non so come. Complimentoni a me. Allora. Allora, Drax. Rocket, puoi portarci su quell'ammasso di rifiuti? Non sono così flessibile. Groot, qui c'è un gancio, riesci ad attaccarmi? Ehi, verdolini, ne avvistate navi blu e oro da qualche parte, avvisateci. Abbiamo visto molte navi, sì. Intende navi attive. Non abbiamo deciso cosa fare se incontriamo una pattuglia dei Nova Corps. Ah, li tratterremo finché non avremo finito. Brutta idea. Gli sbirri sono tutti connessi tramite quegli stupidi caschi. Se ci vedessero, non dovrebbero fare altro che chiudere la barriera per il... Se vediamo uno sbirro, ci arrendiamo, ok? Non ci arrenderemo. Questa volta sono con Drax. Abbiamo tutti i precedenti penali. Hanno solo bisogno di un pretesto per arrestarci. Ho un paio di assi nella manica se dovessimo incontrare le zucche di latta. Ma se cerchiamo di resistere, va tutto a monte. Vuoi giocare a carte con i Nova e Baran? Ok, proviamoci. Bene, gli alzano lì. Ottimo. Già, ne manca uno. No, no! Schifo di un rottame! La dannata batteria è andata, ecco cosa! Ci hai messo troppa forza! Vediamo di trovare una soluzione. La soluzione è una batteria. Nuova e carica. Va bene. Non siamo sul relitto di una nave? Piena di roba per navi? Da qualche parte ci sarà della roba per alimentare le navi. Sì. Ti consiglio di usare quel tuo visore, allora. Trova in fretta un ricambio. Nel frattempo io raschio via i cavi fritti. Ah,
Naturalmente il sapore più schifoso di tutti, quello che sa di cibo per gatti. Ti lascia tutti i denti unti, che schifo. Qui, ben dai, per favore. Arriva, il cibo per gatto, buono, eh? La sento che lui subito la fa fame. Peter Quill, la doppia giornalista cerca di indurre in me un falso senso di sicurezza. È vero, e colpirò non appena abbasserai la guardia. Ah, non lo dico. Peccata, hai spezzato il mio piano. Ma sta qua. L'avranno dovuta trascinare di persona i centurioni Nova. Io sono Groot. Forse non rientra nei loro compiti, ma i Nova erano a... No, è successo. Porto di personale dopo la guerra. Meglio, così non mi sono stati addosso. Eccola. Ho trovato una cosa che sembra carica. Una specie batteria. Di batteria per auto. Coglia o xenocella? Ok, questo coso non mi darà la scossa, vero? La probabilità è minuscola. Andrà tutto bene. Ecco qua. Dovrebbe bastare. Fammici smanettare un po'. Vediamo quanta energia butta fuori e poi modifico un paio di cose. Guardatemi le spalle. Da che cosa? Duncan! Aiutami con queste bestiacce! No, no, razzo! Se non lo cambio in fretta, andrà in cortocircuito! Duri cosi mostruosi! Delle frasi! Basta che non li lasciate avvicinare a me! Attento, Rocket! Attento! Frutta la paura! Uccidili tutti! Super! Grazie per l'avvertimento! No! Non farti avvicinare a Bissime, Groot! Cercate di non esplodere! Non sono Groot! Sai come far fuori, bomboniere! Riparalo tu la prossima volta. Forza, due andati, ne mancano due. Oh, funziona. Quel passaggio è l'unica via per uscire dall'attiva missili, amico. Will, abbiamo trovato l'uscita. Groot si chiede se la ricompensa basterà a ripagare il rischio che ci stiamo prendendo. Io e Groot siamo praticamente invincibili, ma che succede se voi altri vi fate ammazzare? Ragazzi, se portiamo questo mostro a Lady Hellbender, aumentiamo le tariffe e basta lavori del cavolo. Una nave ciascuno. Ma a una squadra basta una sola nave, eh? Magari una nave più capiente. Che? No, amo la mia bimba. Possiamo modificarla, vorrei una postazione per l'artiglieria. Possiamo discuterne. Io sono Groot. Quell'affare è ridicolo. Secondo voi era una nave o un robot? È una sentinella Kree, un robot, ma in grado di volare nello spazio. Quello non è neanche il più grosso. Hanno progettato almeno 5 modelli grandi il doppio. Notevole, ma un aggeggio così grosso non mi prenderebbe mai. Piuttosto datemi un bel ricognitore sexy di classe M. Mi piace parecchio la tecnologia pirata dei Ravager. È ideale per i mordi e fuggi. E cavolo quanto fugge. Sa anche mordere. C'è sempre spazio per artiglieria aggiuntiva, Quill. E la sentinella può affrontare flotte intere. Questa attrezzatura crimina da pensare. Dove sarei ora se quei cialtroni blu mi avessero impedito di fuggire dagli esperimenti di mezzo mondo? Cioè, probabilmente adesso stareste calpestando pezzi di Rocket. Per gli scienziati pazzi Kree non ero neanche una persona.
più un'arma ambulante con un gran cervello. Un'arma molto loquace. Già, quello è stato un errore. Hanno provato più volte a correggerlo. Io sono Groot. Aspetta, quella è... Sì, sto per vincere la scommessa, quel! Secondo voi, che aspetto avrà questo mostro? Io sono Groot. Quante gambe? Tipo, più di quattro? Essere maestoso. Che aspetto è maestoso? Lo vedrei. Che sciocco. Io ci provo. Che pistola. Siamo nella testa di un mega robot. E io ho parti di robot nella mia testa. Sei nella testa di un mega robot? Ho parti di robot nella testa. Boom! Hey Groot, cosa dovrei fare con i soldi della scommessa? Intendo le unità che mi dovrà quando avrò vinto. Beh, io so già cosa farò con la mia visita. Vengo da parte per la prossima visita a Contraxia. Mi faccio fare un bel massaggio xeroniano. Come sei prevedibile. Grazie, sto buono. Dovrebbe essere adesso. Esatto. Fai schifo, Starmort. Vediamo. Quando batterò Quill, userò i soldi per comprarmi degli intercircuiti rotanti. Mamma mia, ragazzi, è un dopo. Nessuno sa cosa siano! Dove torno il Penso video? Di vedere quest'affare avvicinarsi. Le navi sembrano insetti al confronto. Secondo te le schiacciava come zanzare? Zanzare? Fastidiosi insetti volanti terrestri. Fanno zzz e le chiamate zanzare? Molto originali, voglio dire. Ok, stanno superando. Un nido! Sarà la sede del circolo dei parassiti! Complimentoni. Uno spasso allucinante. Io sono Groot. Quel, abbatti un nido se ti diverti. Tu che ne dici, Drax? Vuoi partecipare alla scommessa? Pensa quanti ipercircuiti potrai comprarti. Ti prendi per i fondelli? Non voglio acquistare ipercircuiti. Chissà quante carcasse di megarobot troveremmo a cercare in tutta la zona. Se parli delle sentinelle, ne abbiamo viste almeno tre finora. Cioè, tre pezzi. Pensavo che il grosso braccio fosse del grosso busto e i colori corrispondevano. Che dobbiamo fare? Tonto, capisci? Vabbè ragazzi,
Bilo finisce qui e ciao a tutti.